Ciao ragazzi, ciao, come state? Bene? Ok, allora oggi vi voglio proporre il coniglio appena comprato, buonissimo nostrano, fatto con peperoni e pancetta. Va bene? Andiamo con gli ingredienti. Allora abbiamo coniglio. Che questo qui in pratica io ho messo mezzo bicchiere di vino bianco, è già 3 ore che è lì a bagno, che si insaporisce e viene più tenero. Pancetta affumicata, olio, cipolla rossa di Tropea, peperone giallo e salamoia. Cosa gli ho messo nella salamoia? Gli ho messo l'aglio, il rosmarino, la salvia, sale grosso e una grattugiata di limone, scorza di limone. È una bomba, ragazzi! È molto molto buono! Allora, fra un po' questa bomba esplode, ma prima che esploda andiamo a condire il nostro coniglio, ok? Allora, andiamo. Mettiamo un pochettino di olio extravergine d'oliva. Poi andiamo a mettere il nostro coniglio. Naturalmente il vino, dove è stato a bagno il coniglio, non lo butto via. Cosa faccio? Faccio che quando si andrà ad asciugare glielo aggiungo. Non si butta via niente, tanto voi lo sapete benissimo come la penso, no? Andiamo a mettere la nostra salamoia, così. Un pochettino e andiamo a massaggiare il coniglio. Andiamo ad aggiungere la nostra pancetta affumicata, così, e andiamo a massaggiare. Vado a tagliare la cipolla, allora la cipolla io non la faccio tocchettini ma la faccio sottile, così, tipo 1 mm all'incirca. Aggiungere la cipolla di Tropea, che questa fa un profumo, ragazzi, che è una bomba, guarda, proprio ti insaporisce tutto. Questa figura è buona anche cruda, no? In insalata. E andate a massaggiare ancora. A questo punto vado a tagliare i peperoni. I peperoni li taglio anche questi a listarelle. La cipolla era impestata comunque perché mi si chiudono gli occhi. Così. Allora vado ad aggiungere anche i peperoni, così. Così. Vado ad aggiungere dell'altro olio e metto il resto della salamoia. Questo viene un coniglio, ragazzi, che vi leccate anche il tegame. È molto molto buono. E andate infine a massaggiare ancora il coniglio. Lo lascio cuocere sul fuoco per 2 orette. Voi dite così tanto? Lo faccio cuocere bassissimo, a fiamma bassa. Va bene? Quindi ci vediamo fra 2 ore. A dopo, ragazzi. Il nostro coniglio è pronto. Guardate che bellezza, che bontà. Adesso ce lo andiamo a papare. Provate a farlo, che è veramente, veramente squisito. È una bomba, ragazzi. E con questo io vi saluto, vi do un abbraccio forte e alla prossima ricetta. Ciao!